Poniamoci una domanda. Ci presentiamo agli altri come siamo o interpretiamo un ruolo ben condizionato? Un po' come nascondersi dietro una maschera. Beh, è importante saper fare entrambe le cose a seconda dei contesti, a seconda del ruolo che stiamo giocando. Per esempio, quando giochiamo un ruolo professionale, è importante calarsi in quel ruolo e quindi mascherarsi un po', in maniera che sia adeguata ad essere efficaci in quel ruolo. Quando siamo con le persone a noi più care, è importante sapere essere se stessi. Il miscelare entrambi gli aspetti fa parte senz'altro di un equilibrio ed è una fonte importante di benessere. L'arte del travestimento è messo in atto ogni giorno da chi si nasconde a se stesso e i motivi possono essere vari, a volte dettati anche dal contesto sociale. Certamente dettati dal contesto sociale e da tutte le influenze che questo contesto sociale ha sulle persone, in particolare su persone che hanno avuto alcune difficoltà nello sviluppare un senso forte e preciso della propria identità. È chiaro che in alcune situazioni questo può essere lecito, anche giocoso, visto che siamo in un periodo di carnevale. In altre situazioni diventa un bisogno di negare quello che si è veramente e quindi può diventare un importante ostacolo nella realizzazione dei propri obiettivi, dei propri desideri e dei propri bisogni. Accettazione è una parola così difficile da mettere in pratica con se stessi. Ma indubbiamente l'accettazione è una delle grandi conquiste di una persona. Può richiedere un lungo percorso molto ricco, molto fruttuoso, ma anche irto di sofferenza. Basta pensare a quanto difficile sia per persone, ad esempio, che hanno degli orientamenti sessuali particolari, arrivare a fare outing, a non nascondersi di più rispetto ai propri familiari e anche rispetto a se stessi. Spesso un aiuto specialistico può aiutare molto ad arrivare ad accettare quello che si è o anche condizioni in cui la vita ci pone che pongono particolari sfide. L'autoironia è un buon medicamento per la psiche. Certamente l'autoironia è strettamente collegata con il processo di accettazione, è la capacità di prendere con leggerezza le cose, la vita, di guardare a se stessi, ai rapporti con gli altri. Sembrano concetti molto semplici, in realtà sono grandi, grandi conquiste dal punto di vista psicologico che spesso richiedono dei percorsi, anche psicoterapeutici, piuttosto lunghi, ma che in molte circostanze vale la pena di fare. Sono degli investimenti importanti. Per stare bene, prendiamo le giuste distanze con le cose e la maschera usiamola solo a carnevale.